Buongiorno, abbiamo ospite Federico Borella, è un fotografo professionista che è entrato dicendo: io sono amico di Maurizio Paraboni, ci siamo incontrati puro caso in India, esatto. E puro caso. Puro caso. Milioni e milioni di persone, vero, che ci sono in India, vero. Cioè puro caso, cioè vi siete incontrati. Sì. Beh sì, non so se è stata fortuna tu. Il destino. Maurizio! Destino. Va bene, destino. Ok, allora raccontami, cioè sì. Cosa sei andato a fare in India? Allora, io nel 2014 avevo visto la notizia dell'apertura del primo bar al mondo gestito da ragazze sfigurate con l'acido. E ho scritto dopo circa un paio di settimane allo staff che gestisce questo bar e gli ho chiesto se potevo andare insieme a un mio collega giornalista, Saverio Migliari, di vedere se era possibile raccontare la loro storia, perché l'avevano aperto, come lo avevano aperto e come funziona questo bar. E loro mi hanno risposto subito, sono stati gentilissimi e noi a novembre siamo partiti e abbiamo cominciato questo lavoro che io poi ho proseguito tornando a febbraio del 2016 e integrandolo ancora a novembre del 2016, per cui è la terza volta. E in una di queste volte, ovvero nella prima, ho conosciuto Maurizio, che era anche lui lì di passaggio perché stava lavorando anche lui, credo per gli occhi della guerra, perché si era informato insomma in merito alla vicenda. Abbiamo conosciuto queste ragazze che all'epoca erano 5, adesso sono diventate molte di più perché l'iniziativa ha avuto tanta fortuna e tanto successo. Loro hanno aperto altri due punti, uno a Lucknow, che è la capitale dello stato di Uttar Pradesh, e un altro nella città blu, nel Rajasthan. E io mi sono anche affezionato a queste ragazze perché, pur non parlando io in hindi e loro non parlando in inglese, quella è stata un po' l'inizio, diciamo, di un'amicizia che piano piano, volta per volta che sono andato da loro, è diventata sempre, sempre più profonda. Io mi aspettavo che ci sarebbe stato da parte loro una sorta di distacco, perché comunque il tema della donna sfigurata dall'acido in India è tristemente noto e pensavo che, appunto, essendo ragazze poi molto giovani, alcune sono anche minorenni, una ragazza Dolly ha 16 anni per esempio, pensavo che lo straniero che era lì per lavorare poi sarebbe stato considerato, cioè comunque mantenuto con un po' di distacco. Invece assolutamente no. Cosa bella è stata che dopo mezz'ora, vuoi un po' per la personalità mia e quella del mio compagno di viaggio Saverio, che è abbastanza espansiva, loro sono state gentilissime e carinissime, ci hanno raccontato tutte le loro storie. Da questo è nata un'esposizione fotografica che racconta, diciamo, la storia del bar, cioè di tutto ciò che sta attorno al concetto dello Shiro's Hangout Café, che è un neologismo creato da loro, Shiro's, perché è la crasi fra la parola she e heroes, e perché loro di fatto sono delle vere e proprie attiviste. Non, a loro piace chiamarsi fighters, cioè combattenti. Lo sono in una maniera che a me è piaciuta molto, perché il solo fatto che loro si rapportino con un turista, perché lo Shiro's Hangout di Agra è a 800 metri dal Taj Mahal, per cui la maggior parte, l'80% della clientela sono turisti stranieri, turisti, ovviamente. Sì. E il solo fatto che loro non abbiano paura di farsi vedere e di relazionarsi con lo straniero, con i turisti, questo per me è stato incredibile perché era inaspettato. Ecco. Quindi questo lavoro verrà presentato a dove? Questo lavoro viene presentato ufficialmente il 2 di marzo nel comune di Bologna, patrocinato dal comune di Bologna, nella Manica Lunga, che è al primo piano del palazzo comunale. Saranno una ventina di scatti con relative didascalie e ci sarà ovviamente una conferenza stampa
con anche, spero, la presenza di un esponente della Polizia di Stato, perché col fatto che siamo molto vicini all'8 di marzo, giornata della donna, questa iniziativa nasce proprio per questo, cioè per far conoscere un aspetto, ahimè, tristemente noto, ma che soprattutto sta diventando sempre più noto in Italia, perché i casi di cronaca nera in merito sono sempre più presenti. Certo, perché poi in realtà poi c'era anche una volta, però non se ne parlava mai. Oggi, bravissimo, sì. Grazie anche vostro aiuto, cominciamo a parlare, cominciamo a far salire a galla sì. queste notizie, perché altrimenti saranno state sempre come vittime nascoste. Bravo, esatto. Sì, esatto. Sì, anche perché i casi noti di attacchi con l'acido nel 2015 sono 349, se non sbaglio. E parlando con i ragazzi dello staff della Stop Acid Attack Foundation, loro mi dicono che teoricamente quello è la punta dell'iceberg, perché ci sono un sacco di casi che non vengono denunciati, ovviamente. Infatti nel loro trend si capisce bene che da quando l'associazione esiste i casi denunciati salgono di anno in anno, il che vuol dire che ce ne sono sempre molti di più. Poi spesso accadono in zone molto rurali dell'India, dove è difficile far sentire la propria voce. Per fortuna loro sono hanno un'ottima collaborazione con la polizia, per cui è la polizia che segnala a loro i casi, e loro cercano poi di aiutare queste ragazze andando di persona nei villaggi e di prenderne la procura e di portarle per fare questa specie di training che dura un anno circa, sia psicologico che lavorativo, dove gli insegnano di nuovo a relazionarsi con altre persone e soprattutto a imparare un mestiere, perché poi alla fine con questo lavoro loro ci vivono, ci mantengono anche delle famiglie, certo, in certi casi. Certo. Sì. Bene, allora faccio una domanda banale, no? Certo. Cioè banale, che macchina hai usato? Io ho usato Leica Q. Leica Q? Leica Q, sì. Ah, come ti sei trovato? Sono trovato benissimo, perché avendo il 28, io ho sempre usato il 28 millimetri, è un'ottica che a me permette di fare tutto. Puro reportage. Sì, 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 puro reportage, un'apertura del diaframma fantastica, piccola. La qualità impressionante. Qualità impressionante, velocità, frame, sì, certo. Velocità, se ce n'hai bisogno te la garantisce senza problemi. Schermo e mirino sono di qualità eccelsa, e spezzo anche una lancia a favore della Q sulla batteria, che a me dura parecchio, nel senso che io riesco a farci anche un giorno e mezzo, due giorni, poi ho anche altre batterie ovviamente, però è veramente perfetta, sì, sì. Poi utilissimo il fatto che ci sia il pulsantino che ti fa il crop in macchina, 50 che è decisivo, è decisivo proprio. Sì, anche 50 sì. mm, 12 milioni di pixel, che è stampabile tranquillamente. Io ho stampato anche dei 70-100 con la Q a 50 mm, croppato, quindi con lo sensore croppato, ISO li tiene alla grande, per cui io sono contentissimo. Bene, bene. Grazie della pubblicità. Prego. E tu nasci come giornalista? Io nasco come giornalista, sì, nel senso che lo sono diventato giornalista. Eri fotografo? Sì, esatto, nasco fotografo, e poi avendo avuto la possibilità di iscrivermi all'ordine dei giornalisti, ho colto l'occasione. Per bene. Cui sì, sono diventato okay, fantastico, sì, Federico. Sì. Quindi 2 marzo, Palazzo Comunale, il primo piano, sì. E sala, come si chiama? Sala Manica Lunga. Manica Lunga. Esattamente. Gli orari di apertura sono quelli del Palazzo Comunale, già dalle 8 del mattino fino alle 18.45. Conferenza? Conferenza stampa è il 2 a mezzogiorno. Okay. 2 marzo a mezzogiorno. 2 marzo a mezzogiorno. Esatto, sì. Così c'è qualcuno che ha la possibilità...
Ben volentieri. Ok, sì. Grazie Federico. Prego, fantastico. Grazie a voi. Grazie.